Benvenuti al nuovo special del Salotto Monogatari. Oggi, come è capitato spesso negli special del podcast, parliamo di un articolo uscito di recente online, in particolare con gli autori, appunto. In questo caso Letterboxd, la cinofilia al tempo dei social, su film di idee, a cura di Leonardo Strano e Davide Palella, che approfitto per salutare. Leonardo, bentornato, e Davide, benvenuto. Ciao, grazie per l'invito. Posso interrompere, scusate? Posso? Sì. Io pensavo fosse sulla zona di interesse. Vabbè, questo lo lasciamo comunque, perché non è male. Sì, teniamolo sì, in live. Ma va bene, siamo pronti. Ma sì, ma aspetta, poi ci guardiamo la chat, Leonardo, però questa cosa è bellissima, la terremo. Moviola della chat in diretta. Sì, no, può essere anche che... Ma... Buh, vabbè. No, un'altra puntata sulla zona di interesse, mi piace molto, ma... Completamente, sono andato io completamente fuori tema, mi hai scritto tu Letterboxd. Perfetto. Tant'è che Davide, quando gliel'ho detto, mi fa, questo è un bell'aneddoto, mi fa, ma sulla zona di interesse, non su Letterboxd? E io, no, la zona di interesse. Ah, quindi Davide aveva capito, e io, ma follia, ragazzi, scusate. Totalmente. Questo torna perfettamente con i discorsi che dobbiamo fare sui social e sui cinefili, forse. Non lo so, può essere. Perché l'articolo, che è super interessante, appunto descrive la piattaforma social di condivisione, voto e catalogazione di film, tuttora la più quotata anche in termini finanziari, ma in generale la più diffusa e utilizzata, sia da cinefili che non. Comunque esiste anche un suo utilizzo, come dire, laico, però chiaramente nell'ambito cinefilo è diventato una vera e propria agorà. Ah, io vorrei, scusa, aggiungere anche sì, che tipo al Cinema Beltrade fanno pure la pubblicità dell'app di Letterboxd. Perfetto. Ah, per dire. Sì, ma infatti l'articolo in realtà descrive un po' di queste cose e cosa sta diventando forse Letterboxd. Però appunto lascerei la parola a uno dei due autori del pezzo, come è nostro solito, per fargli riassumere... per descrivere le intenzioni, quali sono i punti focali, diciamo. Quindi liberamente... Posso partire io, Leo? Vai, anche perché... Anche perché qui Leo parla della zona di interesse dopo. Esatto. Mi è piaciuto talmente tanto. Allora, ma... anzitutto, devo dire che... in realtà, il mio approccio, la mia esperienza con Letterboxd è sempre stata molto positiva, più che da quanto emerge dall'articolo, nel quale secondo me abbiamo cercato di avere un po' un approccio, una finestra, uno sguardo sulla piattaforma in maniera critica, però tutto sommato io ho sempre avuto un'esperienza molto, molto ricca dall'utilizzo dell'app, perché mi ha permesso di scoprire, di intercettare percorsi cinefili che altrimenti avrei impiegato mesi se non anni per intraprendere. Quindi nel pezzo noi cerchiamo di fare un po' un'analisi di quelle che sono le logiche e dominanti del social, e che magari non sono così evidenti a utenti che la utilizzano in maniera anche un po' più, appunto, casual, come dicevi tu. Abbiamo cercato di legare un po' questa analisi anche a una prospettiva futura e a come potrebbe poi evolversi Letterboxd, perché di certo evolverà in futuro, non sappiamo come, però ci sono già dei segnali che ci possono... come dei campanelli d'allarme, un po' mettere sulla, non dico sulla difensiva, però diciamo è sempre bene avere tutti gli strumenti per poter fare un utilizzo consapevole
dell'ambiente digitale in cui ci si trova. Questo è un po'... Leonardo, non so se vuoi aggiungere qualcosa, però no, più o meno questo è stato... Vai. No, più o meno questa è stata un po' l'intenzione, cercare di mettere un po' i bastoni tra le ruote in maniera critica a una piattaforma che in realtà è molto rigogliosa e diventa sempre più pop, e questi risvolti pop, secondo me, credo secondo noi, poi hanno anche delle ricadute su... non voglio tirare in ballo l'oggettività critica, però comunque in qualche modo Letterboxd nel corso degli anni sta assumendo sempre di più un ruolo rilevante, tanto che anche la loro strategia social mi sembra che si stia rafforzando sempre di più. Addirittura qualche giorno fa sono andato sul loro canale YouTube e oltre a fare questa rubrica video in cui chiedono a tantissime celebrità i loro top 4, che è interessante però è anche abbastanza limitata da un certo punto di vista, anche perché molto spesso i titoli sono poco interessanti se non per Willem Dafoe che ha citato Onibaba di Kaneto Shindo. Diciamo che ho intercettato un video di Letterboxd dove ci sono Scorsese e DiCaprio che parlano un po' della loro carriera assieme, del loro lavoro, ed è stato un contenuto molto interessante, e quindi questo per dire che in qualche modo Letterboxd sta arrivando in luoghi in cui magari anni fa non si pensava avrebbe potuto arrivare. Non so se poi l'avete visto, avete avuto occasione di vederlo anche voi questo video, però è stato abbastanza interessante. No, io se posso subito intervenire su una cosa, non per andare subito sul lato pratico, però vi volevo chiedere se per voi ha senso questa progressiva serializzazione, cioè il fatto che c'è sempre maggiore propensione, come avete scritto anche voi nell'articolo, nell'inserire su Letterboxd serie TV anche che abbiano più di una stagione. Noi abbiamo, mi pare che Marble Hornets l'hanno tolto, l'hanno rimesso, insomma, però ma è un casino tanti... poi perché quello è una variabile casino. In più, diciamo. Poi volevo capire da voi se ha senso, cioè se Letterboxd vada visto sempre più come una specie di social che è un maxi contenitore di prodotti audiovisivi, oppure se insomma bisogna mettere dei criteri più stringenti. Proprio un'opinione, una riflessione personale su questa cosa, perché io non ho un'opinione netta su questo e vorrei sapere cosa ne pensate. Forse posso andare io, nel senso vai. Buona parte dei miei interessi per questo tipo di fenomeno social che ormai ha impattato la vita quotidiana di qualsiasi tipo di cinefilo abbastanza dentro alle dinamiche spettatoriali. Faccio un esempio anche pratico, io adesso vivo a Londra, il cinema, diciamo, di sé più importante di Londra, il Prince Charles, praticamente ha aperto una collaborazione con Letterboxd recentissima, per cui addirittura ora verranno fatte in programmazione le 4 scelte di utenti presi da una lotteria casuale, per dirvi, no? Quindi è un fenomeno social che sta sfondando anche al di là del mero utilizzo della piattaforma, diciamo dell'internet user, ma sta andando proprio anche tra i festival, nelle programmazioni dei cinema, insomma sta diventando un fenomeno sociale. Infatti secondo me, anche per ricollegarmi a quello che diceva Davide prima, noi in qualche modo abbiamo subodorato qualcosa e senza essere troppo... cioè, con un certo criterio di, penso, spero, oggettività, abbiamo cercato di indagare quali potrebbero essere i problemi di quella che alla fine è una tendenza. Infatti, nel senso, parlo di tendenza per risponderti, Dario, perché secondo me la questione dell'integrazione delle serie TV viene da una domanda, diciamo, di mercato, di pubblico. Nel senso che all'inizio le serie TV, a quanto so io, non erano presenti nell'indicizzazione. Però la piattaforma, che è in sé contraddittoria, come scriviamo nell'articolo, perché è in qualche modo open source, però anche regolamentata da dei criteri di selezione dall'alto, diciamo, ecco, permette la piattaforma stessa di
aggiungere, però allo stesso tempo anche di togliere in qualche modo alcune cose. E tanto più il pubblico si lega alla visione di serie TV e c'è una omogeneizzazione, diciamo, della visione che non distingue più tra cinema e serie TV, tra miniserie e film molto lungometraggio esteso, diciamo. Insomma, le persone non vedono, come dire, più forse la differenza, chiaramente, quindi sentono di dover catalogare quello che vedono in maniera indiscriminata. Perché è un po' questo il fatto, cioè nel senso, quello su cui ci siamo interrogati è anche il fatto che Letterboxd non è soltanto una piattaforma social, ma è anche un archivio. È un archivio prima di tutto personale, cioè il diario è la prima forma di archivio, l'archivio più intimo, no? Informale, però rimane un archivio. E poi è un archivio che si fa sempre più pubblico, non soltanto quando le liste diventano aperte e leggibili da qualsiasi persona, quando le si condivide, ma anche perché Letterboxd stila le proprie liste che hanno un criterio di oggettività che rimane all'interno della piattaforma, ma cerca di rivendicare una certa di coscienza di storia del cinema. Cioè, se si va sui più guardati oppure ai più votati, insomma, ci si lega sempre alla preferenza di un utente, però in qualche modo c'è una catalogazione archivistica di titoli esistenti. E quindi... Vai. No, proprio perché in realtà hai detto lista e mi è venuto in mente proprio dell'articolo, quello che dite a proposito della classifica dei top 250 narrative features che dipendono dai trend, dalle mode e allo stesso tempo da altre considerazioni. Ecco, mi veniva in mente mentre parlavi, in effetti è un punto cruciale del vostro pezzo. Però nel senso, l'idea che mi sono fatto io è proprio che si tratti realmente di un compromesso, di una sorta di via di mezzo Letterboxd, sia nella sua forma social che poi nei risultati di cosa succede, come dite voi, alla storia del cinema. Perché da un punto di vista social a me viene in mente chiaramente alcuni aspetti legati ai social che utilizziamo quotidianamente, quindi Facebook, Instagram e quant'altro. Allo stesso tempo, per esempio, io sono un utilizzatore dal 2013 della community di Film TV, che là probabilmente è evoluta al contrario, cioè prima c'era Film TV e poi è nato il sito con la community, e quindi chiunque poteva scrivere, mentre Letterboxd è al contrario, parte dalla condivisione della community e poi arriva, diciamo, alla creazione di contenuti dall'alto, diciamo, quindi forse il percorso è opposto. Però mi viene in mente pure che la community di Film TV, chiaramente è la cosa più locale, però è l'esempio che mi viene in mente pratico, e poi dai vari utenti della community sceglieva in qualche modo le firme, però non, questa cosa non corrisponde né all'account pro o patron di Letterboxd, quindi non c'entrava col pagare, ma era un riconoscimento che veniva fatto dai redattori del sito, e allo stesso tempo non coincide con la figura dell'influencer che voi pure introducete nell'articolo, e che sono figure più o meno spontanee che nascono nel social, come nascono in tutti gli altri social, e che su Letterboxd diventano nuove figure di riferimento. È proprio in questo incontro, vi ridò la parola, che mi sembra si legga Letterboxd alla fine, cioè l'incontro di due dimensioni piuttosto diverse, e credo che, nonostante la serietà della natura, diciamo, d'archivio che può avere Letterboxd, secondo me va proprio letto così, cioè le classifiche dei migliori film possono avere dentro appunto Harakiri di Kobayashi e subito accanto Spider-Man Across the Spider-Verse, perché in quel momento il trend è quello, però diciamo si sa sempre che sono classifiche del momento, non sono certamente classifiche di Sight and Sound, e sono classifiche che cambiano continuamente, e tra l'altro gli stessi film classici poi cambiano di posizione fra di loro, quindi forse va più letto come compromesso fra qualità e popolarità, come via di mezzo. Quindi in questo senso forse può essere utile per leggere l'oggi delle ossessioni cinefile, più che per leggere una classifica definitiva. Non so che ne pensate in questi termini. Come termometro, diciamo. Esatto, sì. Un fotogramma, un,
una foto al momento. Questo sì, però forse appunto la percezione dello stato delle cose, della sua evoluzione, magari può essere un po' padroneggiata da magari chi ha già un bagaglio critico, cinefilo leggermente formato, e quello che io su cui mi interrogo è più che altro che effetto può avere questo su delle persone che magari iniziano a utilizzare la piattaforma, iniziano ad addentrarsi nel mondo della cinefilia social, e come questo appunto termometro possa dirottare magari dei percorsi cinefili che altrimenti potrebbero essere differenti. Non so se riesco a spiegarmi, sì, però chiaro. C'è anche da tenere conto che sarà comunque, o c'è già, un ricambio generazionale per il quale magari noi abbiamo iniziato a utilizzare, io personalmente, Letterboxd nel 2017, e arrivavo su Letterboxd già con un mio piccolo bagaglio personale, quindi avevo già tutti gli strumenti per delineare quello che volevo fosse il mio percorso personale di ricerca all'interno della piattaforma. Non so come un ragazzo, una ragazza che iniziano a utilizzare il social e allo stesso tempo iniziano ad avere una propria formazione tra virgolette cinefila, come questo possa reagire all'ambiente Letterboxd. Ecco, questo è un po' il punto secondo me. Io vuoi andare tu, Dario? Per me è uguale. Vai, no, perché stavo cambiando. Rilancio comunque come dire, la provocazione in termini di, diciamo, interrogativi a voi, perché è interessante questa cosa del compromesso, la natura compromissoria della piattaforma di cui parla Marco, no? Perché quello che a me sembra accada, cioè il compromesso che mi sembra abiti la piattaforma sia quello tra la storicizzazione dei contenuti e la presentificazione dei contenuti. Cioè, alla fine, un social presentifica ciò che accade, tutto diventa cronaca. Pensiamo a come sfruiamo le informazioni su Instagram, Facebook e via dicendo, Twitter o X.com, come si voglia chiamare adesso. O invece un archivio che storicizza, no? Allora mi stavo diciamo, chiedendo come sono arrivato io a Letterboxd. Io ci sono arrivato nel 2020, mi pare, in pandemia, che poi il periodo in cui ho visto più film, quindi ho sentito il bisogno forse in quel momento di catalogarli o tenerne segno in qualche modo, prenderne nota. E io sono arrivato da una formazione che era legata moltissimo al dizionario Merghetti, come penso anche alcuni di voi. Cioè una consultazione libraria alla fine, no? Nell'articolo, diciamo, c'è interessato anche confrontare il tipo di lettura che viene suggerita dalla piattaforma, che non è un tipo di lettura che è quella che accade quando, per esempio, accade con il libro, o con il libro, con un dizionario, ma è quella che è molto più simile a quella di un social, no? Noi parliamo di logica del thread, cioè dello scorrimento verticale. E nell'articolo facciamo questa distinzione tra il tipo di lettura appunto verticale e il tipo di lettura invece da codice librario, che è invece una lettura più legata all'orizzontalità, che in realtà potremmo definire più legata alla ricerca di un'informazione, no? E allora avevamo fatto questo confronto tra il papiro, che è il primo strumento di lettura che suggeriva una lettura, un tipo di scorrimento verticale, invece la fruizione del libro, che è invece per la ricerca di informazioni. Perché il papiro fu abbandonato? Il papiro fu abbandonato perché i biblisti e gli avvocati dell'epoca, diciamo, dovevano avere un sistema referenziale molto preciso, e con il papiro ci si metteva troppo, perché hai voglia di cercare informazioni scorrendo tutte le pergamene, andando su e giù, no, con la vista. E quindi si è adottato tutto un nuovo tipo di scrittura, un nuovo tipo di stampa, eccetera, eccetera. La cosa interessante, ma ne parlavano alcuni teorici dei media riflettendo sulle emoji che in qualche modo tornano ai geroglifici e ai pittogrammi dell'antichità, ecco, in qualche modo stiamo tornando a una struttura
distratta, molto più simile alla lettura papiracea che avveniva prima dell'introduzione del libro nella storia della cultura. E la cosa qua interessante è che noi ci confronti, la domanda che io vi faccio è: cosa succede quando noi ci confrontiamo con la storia, in questo caso la storia del cinema, con una lettura che non è pensata per la ricerca di informazioni, ma è invece pensata per uno scorrimento planare che, come dire, si può aggrappare delle cose, può aggrappare delle immagini, può fare dei detour, percorrere dei percorsi imprevisti, ma allo stesso tempo non è strutturata da un metodo, cioè ha un metodo che non è quello della ricerca da secoli e secoli. Questa è una rivoluzione sociale che prescinde e trascende Letterboxd, ma in cui in qualche modo Letterboxd entra a far parte, no? E allora la domanda è: che cosa succede quando noi ci confrontiamo con la storia con un metodo astorico? Questa è la domanda. Ed è una domanda che secondo me ci si può porre come fruitori e come persone che in qualche modo hanno incontrato la storia del cinema, ma l'hanno fatto su delle storie del cinema, cioè su dei libri di storia del cinema. Ora, spero che non passi l'idea che questo punto di vista sia regressivo o conservatore, anzi, noi abbiamo scritto l'articolo in ottica descrittiva, diciamo, no? Prima ho detto oggettiva, ma è meglio dire descrittiva, cioè quello che secondo noi sta succedendo, né positivo né negativo. Il senso è, di questo tipo di descrittivismo sociologico, wannabe sociologico, è cercare di capire cosa succede alla cinefilia quando cambiano le condizioni del sapere di questa cinefilia, come cambia il sapere cinefilo, perché come sappiamo poi è come impariamo la storia che poi ci permette di, come dire, agire socialmente all'interno del, non so, dei meccanismi della società, banalmente da quando scriviamo una recensione a quando commentiamo un film al bar, nel senso tutto è in realtà legato. E quindi non lo so, per esempio, voi come fruite la piattaforma? No, aspetta, infatti io volevo un attimo, poi faccio parlare agli altri, ho solo un dubbio. Allora, partiamo dal presupposto che io ho un bias fortemente antistorico, io non credo nel modo così cronologico, storico di diffusione del sapere, non lo sopporto, è una cosa che non mi piace. Ma al di là di questo, quindi parto da questo bias, non capisco però in che senso Letterboxd, almeno per come la uso io ovviamente, sia lontano da una fruizione di ricerca, cioè io uso Letterboxd per cercare determinati film, registi, cose correlate a quello che ho visto, cioè la barra di ricerca io la utilizzo moltissimo per sapere, che ne so, la crew di un film, eccetera eccetera, non, se scorro in maniera papiracea, diciamo, l'infinito è per divertirmi leggendo i commenti, ecco, però non per cercare il film. Quindi non so in che senso Letterboxd sicuramente cambia, cioè avete ragione che cambia quantomeno il modo di fare ricerca, però non riesco a capire in che maniera non annullerebbe questa cosa, insomma. Io almeno lo vivo e lo fruisco in questa maniera, però voglio capire anche da voi. Ti rispondo io, lasciamo a parola. Certo. No, guarda, velocemente, nel senso che la prima cosa che a me ha sempre colpito è l'assenza di fonti. È tutto molto informale, no? Essendo un social, cioè dalla crew alle informazioni sul film, alla tagline, alla scelta dei poster. La fonte è lo stesso Letterboxd, cioè io anche quando uso il Mereghetti, sì, è vero, qualche volta riporta le fonti di qualche... qualche opinione di critico tra... Sì, ma solo su quello, non sulla crew o su altro. Tant'è vero che il Mereghetti è pieno di errori che io devo andare a verificare su IMDb, per esempio. Certo, ma la fonte di Letterboxd è formalmente l'archivio... Adesso Davide, ricordami il nome dell'archivio... The Movie Database, TMDB. Sì. Esatto. Sì. Che però, essendo open source, è appunto... cioè è come fosse, non voglio dire un cane che si morde la coda, però essendo open source è sempre la collettività che produce queste fonti in un continuo, come dire, flusso di informazioni che poi viene in qualche modo regolato e ripulito e nei peggiori casi censurato. Però è, non so, io per come lo fruisco io ho sempre sentito, come dire, una certa informalità nella distribuzione delle informazioni e una mancanza di referenti. Però al di là di questa cosa che è più formale, magari non ci interessa più di tanto, è proprio... come è strutturata la piattaforma, che si sviluppa, diciamo, nella verticalità, ma anche quando, come dire,
per passare di film in film, per passare di commento a commento, di recensioni che hanno like ad altri, che danno like ad altre recensioni che aprono una serie di caselle, mi sembra che la cosa si sviluppi, diciamo, in una struttura un po' dispersiva per natura, ma ovviamente non c'è nulla di male, no? Nel senso, cioè, possiamo fare tutta una serie di ragionamenti su quanto è progressiva la dispersione e la distrazione come metodo del sapere. Semplicemente succede qualcosa che cambia effettivamente la fruizione. Cioè, io sento che c'è una differenza tra il testo scritto, non lo so, la storia del cinema, qualunque, dal compianto Bordwell a Mark Cusin a Letterboxd come piattaforma, ecco. Io penso che appunto la chiave, la differenza, sia nel fatto che magari noi appunto nati a Pane, Bordwell e Mereghetti e ci riferivamo a delle letture storiche che comunque passavano da un filtro che era l'autore, mentre il filtro di Letterboxd, se vogliamo, è la popolarità. Come dite anche voi nell'articolo, chiaramente il criterio di Letterboxd, secondo me, alla fine non è storico, cioè non è una chiave storica, perché in realtà poi diciamo la sfida di Letterboxd come social enciclopedia, leggetelo appunto a fianco, è che in realtà è l'utente che si crea la sua storia attraverso un insieme di informazioni disposte con una, diciamo, tra virgolette, senza gerarchia. Poi sono d'accordo che noi lo usiamo in un certo modo perché abbiamo delle nostre modalità. Io lo uso molto come archivio e come diario, cioè la cosa che mi interessa di più, come liste private, miei riferimenti e schemi mentali, anche autistici. Però ecco, penso che il punto fondamentale è che Letterboxd, almeno all'apparenza, manca una chiave di lettura che non sia quella data poi dalla sintesi della ricezione dei suoi utenti, quindi la popolarità, il film più visto. Ed è chiaro, ed è vero, io sono d'accordo tipo con entrambi, ed è vero che chi lo usa senza sapere cosa cercare, un utilizzo differente, la prima cosa che vede sono i più popolari questa settimana, i più popolari in assoluto, i più popolari fra gli amici. Quindi, come dire, io lo uso molto come ricerca. Non so dare conclusioni definitive su quanto Letterboxd inviti ad essere utilizzato come ricerca da chi magari si sta introducendo in quel mondo, quindi la nuova generazione di cinefili che sono inevitabilmente social e con strumenti differenti. Quello che so è che secondo me a noi manca la certezza dell'autore. Però scusate. No, vai Davide, scusa. Per sottolineare, secondo me, una differenza importante tra Letterboxd e appunto un'enciclopedia come può essere Mereghetti. Cioè, bisogna tener conto del fatto che in Mereghetti comunque c'è una certa autorevolezza, mentre in Letterboxd questa cosa decade totalmente, tanto che appunto nel momento in cui c'è la classifica degli highest ranked of all time abbiamo quello che abbiamo descritto nell'articolo. Quindi nel momento in cui io mi affido alle parole, alle righe di una persona che ha fatto del cinema la sua ragione di studio, diciamo che c'è già una differenza abissale di approccio nel momento in cui io cerco un referente per, diciamo, instaurare un mio percorso cinefilo, e quindi secondo me questa differenza è molto importante. Poi volevo ricollegarmi al discorso che faceva prima Leonardo rispetto a quali potrebbero essere gli effetti appunto di questa fruizione differente che ci fa fare Letterboxd della storia del cinema per come abbiamo sempre intesa, parlando del fatto che secondo me l'esperienza da utente su Letterboxd credo sia generalmente molto più passiva a come potrebbe essere stata
faccio riferimento agli inizi dell'era di internet, che è un argomento che a me interessa particolarmente, perché faccio sempre questo parallelismo nel percorso di scoperta della pirateria e della cinefilia come se fossero la stessa cosa, e in qualche modo quello che prometteva di essere internet all'inizio della sua fruizione era un mare aperto, vastissimo, senza alcun tipo di confine ideologico o geografico, e un mare in cui dover e poter navigare per scoprire, e nel mio caso è stato così, internet è stata il mio motore di ricerca per scoprire dei film che altrimenti non avrei mai visto, e al tempo stesso mi sembra che con l'arrivo di questi cosiddetti algoritmi negli ultimi anni abbia cambiato radicalmente l'approccio che gli utenti potrebbero avere con la scoperta, perché secondo me un tema fondamentale che credo sia prezioso per qualsiasi cinefilo sia appunto la serendipità del cercare qualcosa che non si è mai visto prima, ma non solo da sé, ma nella generalità della storia del cinema. E quindi quella scoperta che in qualche modo ti costringe a essere proattivo nella tua fruizione dell'esperienza cinefila, credo sia in qualche modo limitata e attenuata da tutte queste dinamiche social che in qualche modo ti servono, ti indicano dei percorsi che sono i percorsi che in qualche modo sono un po' appianati dalla generalizzazione dell'offerta in qualche modo. Io capisco quello che state dicendo, mi trovo solo un po' in dubbio su alcuni particolari, cioè nel senso, lasciando perdere quello che prometteva di essere internet, che anche io sono un po' un nostalgico di quella ideologia lì, anche se era terribilmente molto più dispersivo di quanto potrebbe mai essere Letterboxd adesso, quindi diciamo c'è il contro è quello, diciamo, no? Rispetto a invece un Moloch come il Mereghetti, per dire. Tolto il discorso dell'autorevolezza, è chiaro che prendiamo il Mereghetti come esempio perché così è più semplice. Il Mereghetti classifica i film in base alle stellette, cioè va in fondo, ti guardi quali sono le stellette, quelli votati meglio, in una ideale classifica qualitativa, quindi ovviamente non basata sulla popolarità. Letterboxd ha questa questione della popolarità perché chiaramente, non essendoci dietro un essere senziente univoco, un collettivo di esseri senzienti univoci che vogliono dare una visione critica, quello è indubbiamente il criterio migliore, altrimenti tu avresti una piattaforma con milioni e forse miliardi di persone, non lo so, in cui c'è un unico punto di vista dall'alto, diciamo. Invece quello della popolarità è abbastanza trasversale, ed è questo è verissimo. Però c'è anche la questione che dal punto di vista invece della ricerca di film correlati, la ricerca di informazioni sui film, non mi sembra meno autorevole del Mereghetti, nel senso che ci ho trovato errori in entrambi, abbastanza clamorosi, con la differenza che su Letterboxd io posso entrare su TMDB e correggerli. Se poi io mi sbaglio a mia volta, qualche altro utente li corregge, e di solito strafalcioni clamorosi io l'ho visti corretti in tempi abbastanza brevi. Mi ricordo il mio nervosismo quando vi il Pianeta Selvaggio e non c'era su Letterboxd nella crew accreditato Roland Topor, una cosa abbastanza scandalosa. Comunque problema risolto, adesso c'è, però per dire, ce ne sono moltissimi di questi casi, quindi che dire, la cosa semmai che posso dire mi lascia un po' interdetto
non di quello che avete detto voi, però del discorso iniziale, cioè sull'inserire o meno delle serie, ad esempio delle serie TV, a più di una stagione, che poi non capisco il criterio per cui una stagione sì, due stagioni no, mi confonde abbastanza. Ma in ogni caso, il punto è se Letterboxd debba essere una specie di contenitore di tutto l'audiovisivo. E uno mi può dire che ci si può limitare a serie e film, però fatto sta che non è così, nel senso che c'è un problema su Letterboxd che è diciamo la subordinazione alle piattaforme streaming, in particolare a Netflix. Cioè Netflix, se mette un contenuto, quel contenuto va su Letterboxd, che sia uno spettacolo di stand-up o che sia invece un'intervista. Mi ricordo la conversazione su The Irishman tra Scorsese e i suoi attori, che è loggabile su Letterboxd. Però allora perché non posso loggare la straordinaria, mitica intervista di Ghezzi a Tsukamoto, dove nello studio di Ghezzi i due si vedono un film che sembra Di Umani Corporis Fabrica, che è più un film sperimentale che un'intervista. Non lo posso loggare perché non c'è una piattaforma o un qualunque altra cosa, non è su RaiPlay per dire, o forse c'è, non lo so, che però mi garantisce garantisce forse ad Letterboxd di poterlo inserire. Però io direi che proprio questa subordinazione di Letterboxd ad alcune scelte delle piattaforme potrebbe effettivamente essere una chiave di volta, un grimaldello per allargare il campo dell'audiovisivo, metterci dentro. Adesso ci sono entrati i porno, ma perché non i videoclip? Ci sono tantissimi videoclip che meritano. Certo, anche lì quali meritano? Si devono mettere tutti? Si devono mettere nessuno? Perché sul porno ne hanno messi tanti, però ci sono delle mancanze che a me infastidiscono, e anche se non sono tantissime. E però la stessa cosa anche può valere per i videoclip. Cioè il problema è che i confini dell'audiovisivo sono illimitati. Io penso che bisogna cercare di abbattere le barriere il più possibile, e Letterboxd può essere un modo. Però appunto mi chiedevo se fosse necessario un qualche criterio di autorevolezza per non metterci tutto dentro. E secondo Vai. Infatti no, infatti secondo me hai colto la chiave di volta, perché l'autorevolezza di Letterboxd dovrebbe essere: rendiamo chiari i criteri con cui vi offriamo questa enciclopedia, a costo che poi il criterio sia eventualmente la popolarità, ci rassegniamo, o creeranno se davvero ci dà così fastidio. No, più che la popolarità credo che il criterio sia, se per esempio, ripeto, se Ghezzi intervista un tizio, non ci va. Certo. Se però lo fa su Netflix, ci va. Quindi il criterio sembra che sia più da dove prendo la roba, dalla sala o dalle piattaforme. No, certo. Terzo, no, ma tipo infatti, YouTube non è contemplato. Ma infatti, è strano, però. L'autore di Letterboxd dovrebbe diciamo indirizzare questa scelta, spiegarla chiaramente e fare un manifesto introduttivo a dire: ok, il tipo di audiovisivo che mettiamo qui dentro è questo qui. Va bene. E chiaramente poi, una volta stabiliti questi presupposti, che però sono fondativi e che danno comunque robustezza al carattere enciclopedico di Letterboxd, che per ora invece, come vediamo, è un po' sdrucciolevole, chiaramente poi a quel punto ci sono gli strumenti e la ricerca interni al sito. Però comunque penso che, come dire, alla fine sia proprio in questa apparente confusione di cosa c'è e cosa non c'è che ci fa dire in maniera ancora più netta: in Letterboxd manca una, come dire, una figura di autorevolezza. E che poi in compenso, come viene paventato anche nell'articolo, può diventare invece non ci interessa tanto questo quanto il fatto che possiamo utilizzare Letterboxd per scopi pubblicitari e per altri tipi di scopi, e quindi diciamo non parlo di complottismo, però di complotti dell'algoritmo, per cui utilizzare Letterboxd per altri scopi e insomma abbiamo visto comunque ci sono varie collaborazioni differenti che hanno fatto, quindi quello alla fine rischia di diventare il real enunciator, diciamo, per dirla sempre in termini di critica, analisi dei film. Però, nel senso, secondo me è lì il punto. Comunque, manca una leggenda a Letterboxd, probabilmente. Quello, infatti, più di autorevolezza parlerei di quello, perché per me Letterboxd è un
sostituirsi se come un'enciclopedia che decide cosa ci deve entrare dentro e cosa no. Lo decidi prima e vabbè, e stiamo in pace. Esatto. Però capire cosa ha senso secondo voi, perché io sarei per far entrare tutto, perché certo. Una volta che ci hai messo l'intervista su Netflix o lo stand-up, non capisco perché non metterci anche cose simili di altre piattaforme. Però capisco anche che ci sia un problema a livello anche, diciamo, logistico. I numeri. No? Sì, esatto. Non comunque saprei la vostra impressione su questo, ecco. È interessante, voi state dicendo in qualche modo che è l'assenza di una linea editoriale, potremmo chiamarla così, linea editoriale? Sì, volendo, perché tutto sommato le enciclopedie cartacee ce l'hanno l'autore o comunque il nome di riferimento e dei criteri, no? Per cui... Ecco, l'assenza di una linea editoriale apre, è forse la cosa che apre di più, come dire, all'incursione pericolosa e potenzialmente complottista, come dice Marco, delle manipolazioni del mercato, no? Perché poi, per esempio, adesso Letterboxd è stata acquistata, è nell'occhio di un acquisto, insomma, c'è un interesse economico, perché ovviamente tante più persone sono iscritte alla piattaforma, tanto più la piattaforma diventa uno strumento interessante per chi attraverso le pubblicità, attraverso il tracciamento preferenziale, il tracciamento di gusto, può fare profitto, no? Cioè questa è la realtà di tutti i giorni ormai, nel senso che da quando la simpatica Shoshana Zuboff ha scritto il capitale della sorveglianza nel 2019, ormai si sa più o meno a livello anche accademico che gli algoritmi le aziende sono interessate agli algoritmi, a comunque tutto ciò che avviene su internet in termini di predizione, di comportamento induttivo, di algoritmo induttivo, nel senso che sì, tracciano le preferenze per capire quali saranno le preferenze del futuro e poterle comprare. Quindi se la piattaforma poi aprirà a delle collaborazioni economiche che saranno nocive per il collettivismo e la fruizione degli utenti, bisognerà ancora di più mettersi in guardia. Mi leggo a quello che avete detto, per esempio a quello che dice Dario quando dice sfondiamo le porte, mettiamo tutto, nel senso che ovviamente la strada opposta è quella dell'utopismo dal basso di una collettività che riscrive le regole della storia del cinema e apre alla serendipità di cui invece parlava Davide, perché le storie del cinema sono manchevoli in quanto parziali e diventano interessanti nel momento in cui si collegano attraverso una dialettica che però è personale. Ora, questa personalizzazione dialettica non è la privatizzazione del senso che avviene in certi casi su Letterboxd quando si fanno, per esempio, non lo so, quando si attraversa la storia del cinema per i propri gusti, no? Nell'articolo, per i propri gusti che però magari non sono i propri, ma sono quelli modulati da un algoritmo, perché qui sta la pericolosità delle formattazioni capitalistiche, neoliberiste, per esempio, no? Adesso non vorrei andare nella biopolitica, perché... Sì, no, infatti, per esempio, io non sono d'accordo su nulla di quello che hai detto, quindi dopo se vuoi... se vuoi dopo ribasso. nel senso che quando c'è una privatizzazione la domanda è il mio gusto è effettivamente mio o la soggettività di gusto con cui mi muovo è mia o è in qualche modo manipolata da qualcun altro? È sempre questa sempre la domanda. Sempre manipolata da qualcun altro, come ai tempi del libro, nel senso che il Mereghetti è anche un algoritmo, cioè un percorso di un gruppo di persone che sceglie. Tu quando prima dei social potevi informarti solo su un numero ristretto di documenti, che fosse film critica, bianco e nero, segno cinema, i vari dizionari dei film, e quindi in qualche maniera c'era un gruppo di esperti che veicolava il tuo gusto, anche loro facevano parte di aziende private, editrici, eccetera, eccetera. Su Letterboxd probabilmente a veicolare il tuo gusto saranno, immagino, forse in questa prospettiva distopica che metti tu, immagino siano i produttori, cioè quelli che cercano di capire che ai tizi che stanno su Letterboxd piacciono i film della Marvel e quindi facciamo più film della Marvel. Non credo abbiano bisogno di Letterboxd per quello, però insomma faccio un esempio scemo. E in questo senso è ovvio che in qualche maniera Letterboxd deve mantenersi e ovviamente commercia in dati. Questo è un po' un problema che riguarda tutti i social, ammesso che sia un problema, secondo me non lo è, perché però questo è un discorso troppo complesso. Ma in ogni caso, al di là delle opinioni di ognuno, che ci sia la possibilità, di fare cassa è più che ovvio, perché insomma i server di Letterboxd costeranno a qualcuno, quindi qualcosa deve entrare. Però in ogni caso
la manipolazione dal basso, dall'alto che sia, esiste sempre, cioè che tu l'affidi a un gruppo di esperti che sono validati esperti in quanto hanno un titolo di studio preso chissà dove, non si sa, mentre il non sono esperti gli utenti che semplicemente su Letterboxd quello che fanno è vedere film e mettere voti, oppure ancora meglio usare TMDB per correggere gli errori, gli strafalcioni delle voci, non lo vedo un grosso problema, perché Letterboxd comunque non ha, cioè è veramente solo un contenitore, cioè non è un sito dove la gente va per leggere l'opinione autorevole di qualcuno, quindi che sia manipolato non vedo il problema. È ovvio che ci saranno sempre i film più popolari nei più popolari, quindi è chiaro che la maggior parte della gente vede quei film e magari si vede quelli, però questo non lo vedo come un grosso problema, neanche come un grosso cambiamento rispetto a quando usavi il criterio del box office sui giornali per decidere cosa andare a vedere, che è quello che i cinefili non facevano ovviamente, però tutti gli altri sì, immagino. No, ma infatti scusa, posso aprire? Sì, vai, diritto di replica. Esatto, no, è soltanto che ovviamente non sto dicendo che il pericolo dell'ideologia, perché di questo parliamo, non ci fosse anche prima e negli strumenti di fruizione, nei metodi di fruizione che avevamo prima. Il punto è sempre il contenitore, appunto, cioè il contenitore si dice neutrale, si dichiara con un bias, come per esempio, adesso tiriamo in ballo il Merighetti, non so quanto poi se sarà utile questo tipo di esempio, però insomma è la neutralità o no del contenitore, se dichiarata o no, se ammessa o no e se nascosta perché, in un caso, no? Perché... Però non capisco, Letterboxd non è che ti dice che non è neutrale, Letterboxd non ti dice niente, è una piattaforma in cui quando entri è subito chiaro, perché c'è scritto, che i titoli più popolari sono quelli che trovi sulla home. Poi dopo, se vuoi cercarti delle cose tue, lo puoi fare tramite la barra. No, assolutamente, assolutamente, però allo stesso tempo dicevamo... Diciamo, è quello il suo criterio. Che vabbè, però il criterio però dei contenitori precedenti era più evidente, questo credo che dica Leo. Esatto. E penso anche che fosse più compatibile come idea di base, tu entri in quel contenitore con degli strumenti più chiari rispetto a, cioè più chiari, diversi, però perché diciamo, non erano davvero qualità... contenitori, è questo il punto, no. Erano dei insomma, esatto, anche perché poi uno aveva sempre il Merighetti, ma anche il Morandini se lo voleva prendere, il Farinotti aveva tre dizionari, aveva tre chiavi di lettura diverse, come dire, credo appunto che appunto in realtà non fossero contenitori, comunque stavi diciamo utilizzando una cosa diversa, secondo me. Io non sono, cioè sono vicino a te con l'idea che comunque eravamo manipolati. In realtà Leonardo l'ha detto anche prima, la percezione della storia del cinema era parziale, quindi è chiaro che un contenitore indiscriminato ti può permettere di creare una storia del cinema parallela, tua, eccetera. Il punto probabilmente è diciamo, il punto vero è che all'inizio comunque uno è indirizzato da qualcuno, probabilmente è poi quello che vede è il tempo a determinare quanto distaccarsi dalle linee editoriali, tra virgolette, dei contenitori che hai usato, perché io ormai non sono più d'accordo col Merighetti da anni, così come penso comunque che chi nasce con Letterboxd a un certo punto smette di essere d'accordo con Letterboxd e con le sue e con i suoi criteri, oppure no, oppure magari continua ad essere d'accordo col Merighetti. Cioè quello che diciamo mi rende a cavallo fra voi due è il fatto che non credo che in realtà esista un lavaggio del cervello, cioè non è che uno cresce con quegli strumenti e allora è indirizzato per sempre e condannato, semplicemente poi probabilmente ne prende un'altra se davvero guarda tante cose alla fine, perché poi no, è che il punto è quello. Diciamo, non vedo Letterboxd come un qualcosa che ha l'intenzione di presentarti la storia del cinema in qualche modo. Cioè, è un motore di ricerca che riguarda solo i film, oppure questo rimane ovviamente aperto, non si sa se inserire altro audiovisivo, quale e cosa. E quindi chiaramente tu puoi, chiaramente se io mi vedo un film di Georges Méliès, vado nei film correlati, mi faccio un'idea del periodo storico, però se non parte da me non può avvenire, certo. Però francamente anche sul Merighetti, insomma, io un sacco di cose le ho scoperte molti anni dopo le mie prime letture, perché se non partiva da me non finivo su, cioè magari finivo su qualcos'altro, però qualche linea di ricerca me la autocensuravo involontariamente comunque. Però credo che non sia questo il punto,
quello credo che sia più vicino ad essere un motore di ricerca, però specializzato solo su una categoria di oggetti, non come Google in cui puoi cercare qualunque cosa indiscriminatamente. Ecco. Poi chiaramente questa categoria di oggetti deve essere direzionata da un algoritmo, ma anche giustamente, perché altrimenti non potrebbe proprio funzionare, cioè il collegamento tra io e i libri che leggo è potenzialmente descrivibile con un algoritmo, cioè nel senso, per arrivare a leggere Tommaso Landolfi, io, nessuno me l'ha dato in mano Tommaso Landolfi, ci sono arrivato per vie traverse perché mi hanno dato in mano a scuola altre cose, ovviamente purtroppo non fanno leggere Landolfi, quindi in questo senso vale anche questo. La cosa di Letterboxd semmai è che io non riesco a capire quando lo uso che cosa c'è dentro oppure no, questo sui criteri di di inserimento è un po' il mio cruccio sui videoclip, sì, sui porno, ma anche sulle cose più sperimentali. Mi lascia un po' le serie, mi lascia un po' interdetto. Questo sì, decisamente. Abbiamo detto tutto, tranne una cosa che abbiamo lasciato in sospeso, ovvero che il film che mostrava Ghezzi a Tsukamoto era The Act of Seeing with One's Own Eyes di Stan Breakage. Era Breakage, bravo, grandissimo, bravo Davide. Era bravo, Breakage. Sì. Era proprio perché Tsukamoto stava preparando Vital. Hai proprio ragione.